Coppa Davis. Il Catania che batte la Sicula Leonzio, guadagnandosi così l'accesso agli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C, la copertina se la prende Davis Curiale. L'attaccante segna in grande stile il gol che decide l'incontro. In un Massimino deserto, poco meno di 1000 gli spettatori paganti, Lucarelli e Bucaro praticano un turnover a metà. 4-3-3 per entrambe, il Catania schiera il tridente Catania Curiale di Molfetta, la Leonzio quello formato da Vitale, Scardina e Terranova. I rossazzurri hanno maggiore interesse nel passare il turno, ma in avvio di gara i ritmi sono bassi. Lodi scuote il match al 16° con un sinistro che trova la risposta di Nordi, imitato pochi minuti dopo da Di Molfetta. Al 30° l'episodio chiave, la palla giunge in aria a Curiale che la controlla e trova una fantastica rovesciata che batte Nordi. E 1-0, ritorno al gol dopo 4 mesi di digiuno per l'attaccante di Colonia, e gol che chissà se servirà a Davis per ritrovare se stesso. La Leonzio però è viva e lo dimostra al 38°. Sul colpo di testa praticamente a botta sicura di Terranova, la prodezza stavolta la regala Martinez con un intervento super. Segnali per Lucarelli. I bianconeri sfiorano il pari anche nella ripresa. Esposito calcia, Martinez tocca e il pallone si infrange sulla traversa prima di terminare sicuro tra le braccia del portiere spagnolo. Nel Catania entra Di Piazza, che sfiora in più occasioni la rete della sicurezza, ma la Leonzio mette ancora i brividi con un altro legno, stavolta colpito da Maimone. Per la squadra di Bucaro una buona prestazione, ma a passare il turno è il Catania. In una coppa che assume, secondo Lucarelli, la stessa importanza del campionato, il prossimo step sarà particolarmente insidioso. Si va nella tana del Potenza.